Lui mi ha detto esattamente questa frase. Io adesso finalmente ho capito. Mamma, io sono un maschio eterosessuale intrappolato in un corpo da femmina. Questa è stata la frase. E io sono rimasta, io ho detto cosa? Gliel'ho fatto ripetere. Un giorno eravamo in macchina e io lei, che era ancora un lui, e mi disse: Mamma, ti avevo avuto 3-4 anni. Mamma, ti devo dire una cosa. Dimmi, in mezzo al traffico, se si guida sempre matti, cosa c'è? E io ti odio. Ho detto: Perché mi devi odiare? Scusa, ho fatto qualcosa che non va. Sai, i bambini a volte escono con quelle frasi che. Ho detto: Mamma, io ti odio perché tu mi hai fatto nascere maschio, ma io sono una femmina. Sono rimasta lì così. Ma mi sembrava di vivere in un film. Io sul momento non è che ho avuto paura, mi sono confusa, mi è venuto da piangere, niente di tutto questo. Io proprio non capivo cosa stava dicendo. Gli ho detto, e quindi io adesso e mi ha spiegato come si sentiva. Io ho sentito il pavimento che mi tremava sotto i piedi, perché per me voleva dire papà, io sono gay e non avevo alcuna preparazione a questa cosa qui. Apro la lettera, ce l'ho anche qua. Cara mamma, finalmente ho trovato il coraggio di dirti come mi sento, chi sono. Io sono Nicolò, tuo figlio, e praticamente mi diceva chi era. Invece ha fatto il suo coming out come non binary e lì ho dovuto fare dei passaggi in più, nel senso che se per me l'omosessualità, la bisessualità anche era, o anche l'universo trans era già nell'area del conosciuto, il non binary per me era qualcosa di estremamente lontano, distante, ma sconosciuto proprio mi viene da dire. Io devo essere sincero, per me era stata un po' una sorpresa. Me lo sono abbracciato e gli ho detto: Sei Nicolò, va bene? A me non cambia nulla. Sei comunque la persona che è mio figlio, mia figlia. Io all'inizio pensavo che fosse un'omosessualità, cioè non ho dato per certo che fosse transessualità, pensavo fosse un'omosessualità, però su un bambino così piccolo mi ha lasciato spiazzata. E ci ha chiesto di andare da uno psicologo. Chiaramente noi ci siamo mossi subito, anzi, mia moglie, devo dire, si è mossa molto più velocemente di me. Abbiamo preso contatto attraverso l'associazione con uno specialista che segue in modo specifico le persone in transizione. È saltato fuori che mia figlia non era omosessuale. Mia figlia non lo era mai stata, mia figlia era transessuale. Io l'ho spinto, cioè perché era ancora Giulio, a dire vabbè, ma se stai bene col tuo corpo, perché devi comunque intervenire, no? Secondo me mi ha fatto un po' come gli struzzi, no? Nel senso che abbiamo cercato di trovare quella che apparentemente era la soluzione più facile, quindi l'omosessualità. Perché la transessualità comunque faceva paura a me e faceva paura anche a Giulia. Si può. Si può, bisogna non aver paura, bisogna aprire la porta. Oggi ho letto una cosa bellissima. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò e aprì, e dietro non c'era nessuno. Io l'ho rimesso in gestazione. Per me in questo momento è ancora in formazione. Io lo sto gestendo di nuovo, nel senso che lui si sta formando per quello che è lui, veramente. Alla fine, quando poi si è dichiarata, è stato quasi un sollievo, perché come l'ho sempre vista, i problemi grossi sono altri, no? Io ho detto, ma guarda un po' che tra tutte le passioni che potevo passare a mia figlia, gli ho passato quello per le donne, no? Per dire. La prima reazione è stato quello di farla sentire accolta, quindi di mandarle il messaggio, va bene, qualunque cosa comunque tu senti di essere va bene, però poi spiegami. Ma sì, perché comunque ti trovi comunque impreparata, no? Quella situazione, cioè non te l'aspetti.
Una volta che ho capito che quello che succedeva a mio figlio era una cosa naturale, che nessuno poteva gestire e controllare, affrontiamola, come abbiamo affrontato tutti i problemi che si pongono nel cammino di una famiglia. Poi pian piano ci sono stati vari crolli, no? Il crollo di sua sorella, che adesso non ho più una sorella, un fratello. Se ci penso, ecco, vede, io sono una che si commuove, ma quando il dolore di mio marito è una cosa che mi commuove molto. Ma non ha mai detto niente, mi ha detto che dobbiamo fare, cosa facciamo, io sono qua, facciamo. E io lì, forse perché mi sono finalmente fermato, ho avuto questa sensazione di accartocciamento. Mi sono accartocciata su me stessa, dentro, non fuori, fuori non si vedeva niente, io c'avevo mio marito con quegli occhi lì. E lì ho capito che avevo perso una figlia. E mi sono vergognata. Ho detto, mio figlio è qua. Io lo abbraccio, lo vedo ridere, sorridere, ha una vita davanti, forse un po' più difficile delle altre, ma ce l'ha. E sto piangendo come se l'avessi in una bara, ma di che stiamo parlando? Noi siamo andati in crisi, avevamo bisogno comunque di capire, avevamo bisogno di parlare, avevamo bisogno di non sentirci soli. Mi sono detto, ferma, senti cosa ha da dire, ascoltala. Però poi ho dovuto contattare Agedo perché avevo bisogno di informazioni. C'è il trans F2M, c'è il trans M2F, ma non era contemplato, no? La via di mezzo, fra virgolette, quindi il non binario per me non era contemplato, quindi sono dovuta crescere in quest'area, ho dovuto abbandonare molte mie rigidità, anche quella maschio-femmina. E allora, siccome io sono una combattente, però non sapevo nulla di tutta questa roba qui, e non si può combattere se non conosci, l'indomani mattina sono andata alla Feltrinelli, mi sono messa la mia bella mascherina e sono andata alla Feltrinelli. Reparto psicologia e ho comprato tutti i libri che ho trovato sui transgender, gli adolescenti transgender, i bambini gender fluid, tutto quello che ho trovato, più due libri che raccontavano storie. E sono tornata a casa con il mio malloppo e ho cominciato a leggere, a studiare. E mi si è aperto un mondo. E ho detto, ma come mi è venuto in mente di pensare che ero omosessuale? I segnali c'erano tutti, solo che io ero ignorante. Io, mio marito, tutti eravamo ignoranti e nessuno ha capito nulla. Questo corpo non gli appartiene, quindi fa anche fatica a mostrarlo. E quindi ci sono stati alcuni, io li chiamo attacchi, proprio questo rigetto del fisico che ha avuto, sfociati in crisi che a me hanno, io ho detto ogni volta mi ha strappato un pezzettino di cuore perché veramente una sofferenza vomitata fuori come se non potesse più trattenerla, cioè io proprio lo descrivo proprio come un vomitare fuori tutto il dolore che aveva dentro. Proprio il rapporto tra se stesso e l'immagine riflessa nello specchio, che lui rifiuta. Perché mi guardavo allo specchio e dicevo, "Toh, che bella ragazza, ma non sono io." E non capivo perché non ero io. Quando si è squarciato questo velo e c'è stata la rivelazione, non la bomba, la rivelazione, lui si è riconosciuto, lui ha detto, "Io sono." E quando me l'ha detto in quel modo così forte, io sono un maschio eterosessuale intrappolato in un corpo da femmina, c'era, e l'ho capito dopo, tutta la sua meraviglia, tutta la sua gioia, tutta la sua felicità dell'uscita dalla confusione. Parlando con me, Giulia diceva: io mi sento donna. Che lei si sentiva così da quando aveva 3 anni, ok? Ha fatto coming out quando aveva 17. E mi sono chiesta: ma tu sei mai stato felice? Perché poi ti viene spontanea questa domanda, almeno a me è venuta. Non ha parlato perché aveva paura di farci soffrire, paura che quello che lui era fosse troppo anche per noi.
si siede e ti dice, ad anni 15, ti dice: mamma, ma cos'è che ti fa soffrire così tanto? Io sono la stessa persona di prima. Io ho lo stesso cuore, la stessa anima, gli stessi occhi, le stesse mani. E se mi abbracci senti lo stesso calore che sentivi prima. Io sono la stessa persona. Quello che voglio cambiare è un involucro, ma sono la stessa persona. E lì ho capito che ero una deficiente, che stavo soffrendo un lutto inesistente. Lui è uno che parla tanto e allora io gli ho fatto tante interviste e quando sono riuscita a fargli la domanda più difficile, ma ci ho messo un anno, perché la mia paura forse era quella, gli ho detto: tu lo sai, vero, che non sarai, qualunque cosa noi facciamo, in qualunque parte del mondo ti portiamo, tu non sarai mai un maschio biologico. Lui mi ha guardato e mi ha detto: mamma, cos'è? Sempre 16 anni forse aveva, appena fatto. Che cos'è, mamma, un maschio biologico? Che idea hai tu di maschio biologico? La tua idea è diversa dalla mia. Per me essere un maschio non è necessariamente quello che è per te. Mi ha detto: mamma, quando hai i piedi, le scarpe bagnate, i piedi a mollo, vorresti avere i piedi asciutti. Quando hai l'acqua alla gola, ti basta che ti arrivi alla vita. E dei piedi bagnati non te ne frega più niente. Nella vita è tutta una questione di prospettiva. I pronomi, anche lì, io ho sempre chiesto cosa ti senti, alla fine ci ha dato la licenza di usare il femminile, semplicemente perché lei si sentirebbe a suo agio col neutro, che in Italia non c'è. Ti dico anche della sorella, perché mi è piaciuto un sacco, anche lei è cresciuta. Tutte le volte che invitiamo a casa gli amici della Jo, la prima cosa che fa è chiede i pronomi. Come devo chiamarti? Che pronome devo usare? 9 anni e mezzo, è fantastica quando dice così, no? Mentre invece, quando invitava le sue amichette, diceva: ecco, vedi, ti presento mia fratella, no? La fratella, che comunque anche lì non gli abbiamo detto niente, si è tirato fuori lei questa cosa qua della fratella. Io vedo in lei, ho visto, no? La ricerca della sua identità attraverso l'abbigliamento, attraverso il trucco, è molto dark, ma è un dark, mi viene da dire, sempre con qualcosa in più. Più si trucca, più si veste appariscente, più vuol farsi vedere, no? È come se, io l'ho interpretato come un segnale che dà a tutte quelle persone che non hanno il coraggio di tirar fuori la testa e dire e fare magari un discorso come me l'ha fatto lei ai propri genitori, no? Ho detto: io mi vesto così sia perché mi piace e sia perché mi piace l'idea che altre persone si sentano liberi di vestirsi in maniera diversa. Un giorno entro in cucina, lui era in video con una sua amica e sento questa sua amica parlare al maschile e a un certo punto sento Ale. Per la prima volta sento questo nome, Ale. Sono uscita, ho detto una parola e sono uscita. E lì è cominciato questo lutto di non poterla più chiamare per nome. Non ha voluto cambiare il nome, si chiamava Giulia, ha scelto lei Giulia. Anche per lui, no, diventava anche per lei, quindi quando andavi a mangiare fuori era sempre sul chi va là. Perché per noi banalmente lui, lei, la stessa cosa, per loro non è la stessa cosa, cioè... Ecco, se avessi usato magari qualche nome esotico, perché ne ho sentiti, forse lì avrei detto qualcosa. Ma Alessandro mi è piaciuto tanto. Ma poi no, ma perché? Insomma, se sono liberi, hanno la possibilità di poterselo scegliere, perché no? Il vestiario era, cioè, oramai era molto mascolino a livello estetico, diciamo. Quindi è stata un'escalation finché è arrivato a un punto in cui ha svuotato l'armadio e l'abbiamo riempito pian pianino di tutte cose comprate nel reparto ragazzo, insomma. E allora, anziché pensare a una bambina che non c'era più, ho pensato a una crisalide che è diventata una farfalla. Mia figlia adesso ha 10 anni, si è presentata subito come una creatura molto speciale. Giocando si metteva gli asciugamani in testa,
piaceva camminare con le mie scarpe, vestiva con tutti i vestiti colorati, sbirluccicosi, che piacevano tantissimo, si truccava sempre, tutte le mattine andando all'asilo. Vedi crescere questa creatura in un modo bellissimo, da soddisfazione, è forte, coraggiosa, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Da lei ho imparato tanto, ho imparato a difenderla. Il problema dell'essere transgender è che il coming out è forzato. Mentre se io sono omosessuale lo posso dire e posso non dirlo, quando la nonna mi chiede il fidanzatino gli posso dire il fidanzatino non ce l'ho. Ci siamo interrogati con mio fratello e mia sorella, mia mamma è una donna siciliana di vecchio stampo, ma con una bellissima testa, anche lei una combattente, dura, e gliel'abbiamo detto. Non l'ha presa benissimo, ma perché non capiva, gli abbiamo spiegato quello che era necessario spiegargli. E lei anche lì mi ha stupito, mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto qualcosa capisco, dove non capisco arrivo con l'amore. All'asilo la maestra se n'è accorta subito, è una persona bellissima anche lei e ci siamo attivate per, tra virgolette, proteggerla e insegnare agli altri bambini ad accettare ciò che non è uguale a te. L'insegnante che sarà in classe con mia figlia dovrà essere consapevole di ciò che è mia figlia, dovrà proteggerla e non farla soffrire mai. La preoccupazione più forte era la consapevolezza di vivere in una società che per certi versi, ancora oggi in Italia, ha una frangia, diciamo, omofoba. E questo spaventa molto. E quindi la mia preoccupazione più forte era cosa sarà il futuro di mia figlia. Parlarne con la famiglia, con gli amici, per me è stato naturale nell'attimo in cui lei mi ha dato il via. Io sentivo di dover rispettare i suoi tempi, perché quello che mi preoccupava era il fuori. Più dura è farlo entrare in testa ai parenti, quello è più tosta. La sua cerchia di amicizie ce l'ha ed è anche molto protettiva nei suoi confronti. Però mi rendo conto che, come è stato difficile i primi tempi per me, questo continuo coming out, per lui è ancora più difficoltoso. Lui avrebbe voluto che in uno schiocco di dita l'avessero saputo tutti e di non dover più rendere conto a nessuno. Quella è il suo sogno. Sicuramente il bisogno di protezione è qualcosa che ha accomunato un po' tutti, sia me, sia mio marito all'inizio. L'idea di dover comunque proteggere da un esterno che non sentivamo così accogliente come avrebbe dovuto essere. Io adoro parlare con Jo perché comunque lei mi spiega, quasi mi insegna proprio le cose. Se gli strumenti che l'hanno portata a fare le scelte ad oggi sono stati quelli buoni che ha finora, tutte le decisioni che prenderà in futuro le prenderemo insieme, però sarà sempre lei con i suoi strumenti a decidere se vorrà fare qualcosa oppure no. Io ho imparato molto da mia figlia. Una delle prime cose che gli ho detto è stata questa: guarda, io voglio venirti incontro, io voglio capire, voglio starti vicino, voglio essere, usiamo questo parolone, comprensivo, no? Però per piacere fai la stessa cosa con me, perché anch'io ho le mie difficoltà. Cioè, se tu cresci un ragazzo fino a 17-18 anni e poi ti fa questo cambiamento, ti spiazza. Per i genitori anche della nostra associazione è diverso, perché i nostri bambini hanno fatto questa cosa da piccoli, perciò tu cresci con loro, il rapporto che si instaura è diverso, tu non devi cambiare. Io ho sempre seguito i tempi di Nicolò, nel senso che non l'ho mai forzato a né accelerare né a rallentare i tempi. Io ti seguo, ci sono, mi informo, imparo, perché fondamentalmente
io ho imparato tantissimo. Io penso sempre che dallo psicologo ci devono andare i genitori, non i bambini, perché loro sanno perfettamente chi sono. L'iter per arrivare all'intervento è molto lungo e non sempre tutti i ragazzi o le ragazze riescono a sopportare questa cosa, perché devono già farsi carico di un peso non indifferente, no? di avere a che fare con una società che non ti accoglie, poi vivi male la tua condizione perché non ti riconosci, diciamo, nel corpo nel quale vivi. Io ricordo che mia figlia una sera arriva a casa, dopo che era stata in piscina, prende la borsa della piscina, la sbatte in fondo alla stanza e mi dice: papà, se va avanti così io mi suicido. E di fronte a un'affermazione del genere noi abbiamo deciso di partire per la Thailandia, facendoci carico, diciamo, di tutti gli oneri e i costi ai quali dovevamo far fronte. Perché questi ragazzi devono fare questi viaggi della speranza? La lista per le operazioni si parla di 2-3 anni, non è poco, è una vita. Poi abbiamo fatto coming out a scuola, che non è stato facile, non è educandato, spiegare, raccontare, far capire, portare documenti, parlare della carriera alias. Quello che cambia con la carriera alias è il cambio del nome nel registro elettronico. Io parlo della carriera alias, che è proprio quella che mi sta a cuore in questo momento per mia figlia. Secondo me dovrebbe essere una cosa, dovrebbe essere in automatico in tutte le scuole d'Italia. Non esiste che una persona debba soffrire. E anche noi un pochettino di orgoglio, comunque sì, perché d'accordo, è stata aiutata, ha avuto i suoi amici e tutto, però comunque ha avuto sempre una famiglia attorno che gli ha offerto degli strumenti tali da poter affrontare, diciamo, questa parte di vita, diciamo. La famiglia secondo me è fondamentale. Mi viene da dire, prima viene il gruppo di amici nell'adolescenza e poi arriva la famiglia. Però la famiglia è il luogo che dovrebbe essere, secondo me, proprio il ponte poi fra ragazze e la società, no? Qualunque cosa succeda, qualunque cosa tu senta, ci siamo. La famiglia c'è. Questa storia di Alessandro, questa bomba che da un lato è una bomba, dall'altro è una bellissima rivelazione, secondo me, ci ha unito tutti molto di più. E capisci che la sua forza deriva dall'amore per se stesso. E l'amore per se stesso glielo hai dato tu, gli hai insegnato tu a volersi bene, a stimarsi, ad aspettarsi delle cose da se stesso, ma mai troppo. Ecco perché io dico, e credo che traspari, io sono molto fiera di lui, e non solo fiera di lui è stato un'occasione per tutti noi, ed è per questo che quando vado nelle scuole racconto che la diversità è ricchezza per tutti, lo faccio perché a casa nostra è stata una ricchezza enorme, ci ha costretto a interrogarci tutti, perché la transizione non la fai da solo, la fai con la tua famiglia, la fai con i tuoi amici, la fai con la tua scuola. Devi essere consapevole, i figli si fanno e sono quello che sono, punto. Cominciano ad esserci genitori come noi, che non hanno paura di nascondersi, non hanno paura di dire: ho una bambina transgender. Il coraggio è avere paura, magari una paura fottuta, ma affrontare questa paura, cercare di andare oltre. E questo l'ho imparato da mia figlia. E un'altra cosa, secondo me molto importante, ho imparato da mia figlia che cos'è l'ascolto. Per me il sorriso viene spontaneo, perché ne sono orgogliosa, perché è mio figlio, perché cioè, è l'amore della mia vita. Spero che riesca a realizzare quello che vuole, cioè diventare un fumettista, trasferirsi in Giappone. Spero che trovi un compagno, perché oltre che essere transgender è anche omosessuale. Sarà un futuro positivo, insomma. E ora ne sono proprio orgoglioso di lei. È stata dura, perché è stato un percorso duro e faticoso.
Però ce la siamo cavata bene. E non mollare mai. Eh sì. Qualsiasi cosa, non darsi mai per vinti, sì. Perché oramai non bisogna più stupirsi di niente, per cui accettate tutto quello che arriva aprite la mente, perché aprite la testa, perché bisogna essere proprio tanto disposti ad ascoltare. È sempre lui, è sempre lei, è sempre nostro figlio, mia figlia, cioè è sempre parte della famiglia, insomma. La mia speranza è quella che altri bambini non passino quello che ha passato Giulia, che con tutti i ragazzi che sentiamo noi adesso, i genitori che vengono in associazione, che raccontano, eccetera, le medie sono comunque il periodo più terribile per questi ragazzi. Forse quello di cui avrei avuto bisogno io e che poi sono andata a cercare, mi viene da dire, perché comunque a me, per me Agedo è stata quella, è stata una rassicurazione, è stato un vedere altre storie che sono andate bene. La mia paura era appunto questa grande ombra della discriminazione, quindi del far male, di una società che può far male. Sentendo mia figlia al telefono, mia figlia mi ha detto: papà, ma chi me lo fa fare a me rientrare in Italia? E questo mi fa male. Però sentivo di doverla difendere. Ora la cosa bella è che sento che si può difendere da sola, perché poi alla fine quello che vogliamo come genitori è vedere i nostri figli che crescono, ma che sono sereni. Quello che mi sentirei di dire è che comunque insieme dal piccolo si possono cambiare le cose, che le cose cambiano dal piccolo. Le famiglie di 50 anni fa non reagivano come abbiamo reagito noi. Spero di vedere serenità, quello sì.